In tre, con il volto coperto da passamontagna, assaltano l'auto di un addetto alla lottomatica, mandandone in frantumi l'1-8 con un sasso per rubare i soldi appena prelevati dalla tabaccheria di Giancarlo Paladini in via Ciardi, nel rione Santeria di Brindisi. Il colpo si è consumato intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 4 luglio 2016, sulla strada di fronte alla tabaccheria, dove la vettura, una Renault Clio bianca, era stata parcheggiata momentaneamente dall'operatore lottomatica. Al colpo hanno assistito diversi passanti che riferiscono di aver visto i tre, che probabilmente avevano studiato nei minimi particolari e si erano appostati nelle vicinanze del negozio, sbucare dal nulla, e appena l'addetto all'automatica ha depositato le buste contenenti il denaro nel cofano posteriore della Clio, si sono avvicinati al mezzo, hanno infranto il vetro e, dopo aver afferrato il bottino, si sono dati alla fuga a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Brindisi, che hanno visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di cui è dotata la tabaccheria e raccolto le testimonianze dei presenti.